quindi dove stiamo andando, Tremo? Stiamo andando ad Adria. E perché c'era 24 ore. Sì. Com'è? È lunga, è fredda, speriamo non troppo fredda. Adria International Raceway e siamo nel paddock stranamente coperto del tracciato appunto di Adria, perché è in corso, partita da pochi minuti, la 24 ore, evento annuale che si tiene qui, organizzato dai proprietari dei circuiti la famiglia Altoè, e già possiamo notare una cosa interessante. Sì, perché qua Edo c'è un Audi RS3, la stessa con cui Giovanni, fratello maggiore, ha corso quest'anno nel campionato europeo e italiano turismo, aggiudicandosi la categoria di SG in entrambi i campionati. Sì, perché quest'auto non è equipaggiata con un cambio racing, tendenzialmente Sadev, ma con il cambio stradale, quindi il famoso DSG del gruppo Volkswagen, uno dei cambi migliori sicuramente per le vetture di prodotto stradale. Perché se per sbaglio fa i pancioni quando si ferma. Anche quest'anno siamo arrivati alla fine della 24 ore di Adria, mancano 2 ore e io sto per salire sulla mia macchina per fare l'ultimo stint. Ce la stiamo giocando con l'equipaggio di mio fratello, siamo nello stesso giro, quindi penso che sarà un finale abbastanza spinto, e arrivare alla fine, all'ultimo giro, a giocarsela dopo 24 ore
penso che sia una grossa emozione e una grossa responsabilità, anche perché verso tutti i miei compagni che hanno fatto un duro lavoro non sarà facile. Penso anche che sia una delle gare più belle dell'anno, pur non essendo niente, anche se la vinci, ok, hai vinto niente, però a livello sentimentale, almeno per me, l'ho sempre vista fin da piccolino e quindi penso, cioè, ogni volta che comunque riesco a vincerla è una grande emozione. Vai! Comunque è un momento di festa, capito? Un momento per chiudere tutto l'anno, tutte le fatiche, tutte le cose, la chiudiamo con questa grande festa che è la 24 ore di Adria alla fine.